Ed eccola qui la nuova Jeep Grand Cherokee 2023. La macchina c'è, la mia voce un po' meno, esattamente come nel video della Avenger, caro Andrea Gualano, Buongiorno. ufficio stampa di Jeep, oggi mi darà una mano a parlare di questa vettura. Sono senza voce. Vabbè, succede, è la stagione, sai, fa freddo. Però abbiamo una grandissima macchina perché Cherokee, anzi Grand Cherokee, si rinnova per l'ennesima volta. È un prodotto completamente nuovo nell'estetica, completamente nuovo nella piattaforma, completamente nuovo nel modo di esprimersi. Perché adesso in Europa arriva con la trazione 4x, quindi quella tipologia di trazione che abbiamo già conosciuto su Wrangler, per intenderci, ma anche su altri prodotti della gamma Jeep, che riesce a combinare la forza di un motore 4 cilindri da 272 cavalli con un motore elettrico da 108 cavalli che spinge sulla trasmissione, assicurando alla vettura la capacità di andare in elettrico anche in 4x4. Andrea, è una macchina che si rinnova completamente in tantissimi dettagli. È la quinta generazione del SUV più premiato di sempre che ha esordito nel 91 ed è completamente nuova in tutti i suoi componenti, dalla piattaforma al powertrain. L'unica cosa che è sempre immutata è la capability fuori strada. Certo, perché dovete sapere che esattamente come tutte le altre Jeep, questa vettura nasce per sì essere un SUV, perché di fatto è un telaio monoscocca, è una macchina che utilizza anche tra l'altro tantissimo alluminio in questa nuova piattaforma, che all'inizio si pensava essere derivata dalla Giorgio. In realtà c'è qualche ispirazione sicuramente, ma in realtà è una piattaforma completamente nuova, studiata appositamente per dare vita a questo genere di prodotto. Poi vedremo anche delle altre Jeep che utilizzeranno questa tecnologia, ma allo stesso tempo è un'evoluzione appunto di tecnologica che serve per portare nel futuro la Grand Cherokee con l'ibrido, ma anche con la capacità di fuoristrada che tutte le Jeep hanno. Tra l'altro è trail rated questa macchina, riesce a fare delle cose in fuoristrada straordinarie, ispirandosi a Wrangler, perché non solo abbiamo un sistema di trazione integrale, tra l'altro ce ne sono due, quello più evoluto è su Summit e su Trailock. Trailhawk. Quindi con il differenziale autobloccante, controllo elettronico nella parte posteriore, ma la cosa figa è che per intenderci ci sono elementi come la capacità di scollegare la barra antirollio davanti, e questo permette di avere un maggiore indice di articolazione della sospensione davanti, andando così ad assicurare una capacità fuoristradistica sconosciuta a tanti altri SUV. Certo, ci sarà qualcuno che è riuscito, per intenderci la Defender, che è basata su un concetto di macchina simile, quindi una monoscocca con le sospensioni a corsa elevata e un sistema di trazione integrale che funziona, ma qui diciamo che abbiamo un concetto ancora più in là, perché questa è una macchina super comoda, sono 4,90 m. 4,91. Con un passo di 2,96 m, per cui la macchina è veramente molto generosa, caro Andrea, per quanto riguarda le dimensioni, ed è appunto un oggetto che nasce sì per l'America, ma il vostro intento è anche quello di commercializzarlo chiaramente in Europa. Di Grand Cherokee ne Assolutamente abbiamo in visti Europa. tanti, e in Europa questo ibrido può funzionare in effetti. Questa non poteva mancare, la nostra flagship, e va a completare la gamma 4x completa, quindi da Renegade a Compass a Wrangler e oggi anche Grand Cherokee alle nostre latitudini, soltanto 4x plug-in hybrid. Ma ci tengo a sottolineare, per completare quello che hai detto prima, la macchina è un'autentica Jeep, è trail rated e riesce a superare tutte le prove fuoristrada anche soltanto in elettrico. Adesso dobbiamo arrampicarci su quella parete, la vedi? Ad Sì, e ci andiamo a emissioni zero. emissioni zero. Andiamo solo in elettrico, andiamo su di là. Scherzi a parte, un po' di off-road sicuramente lo faremo. Mi fido anche del fatto che questa macchina sia in grado di fare delle cose straordinarie, perché ci sono gli ammortizzatori ad aria che alzano e abbassano la vettura. C'è un sistema di trazione integrale appunto sofisticatissimo, grazie a controlli elettronici, ma anche grazie a una meccanica straordinaria. E poi, per quanto riguarda il design, qui poi dovete dirmi voi se vi piace o meno. Io la trovo una macchina veramente molto interessante, evolve i concetti di Jeep sotto ogni punto di vista e introduce questi nuovi gruppi ottici, guardate che belli, con tecnologia full LED, chiaramente Matrix, un'evoluzione stilistica della classica calandra di Jeep, l'integrazione del night vision e della telecamera di parcheggio e anche telecamera di off-road qui davanti, il sistema di controllo di aiuto alla guida di livello 2 integrato nella parte sottostante della calandra, e poi alcuni accenni aerodinamici che sono molto fighi. Guardate anche qui
nella parte sottostante, appunto lo vedete con questa carenatura della ruota anteriore, e poi i classici passaruota li vedete che sono trapezoidali, che rappresentano veramente un'icona di stile, Andrea, per Il quanto riguarda. trapezoidal wheel arch è una delle firme distintive della linea di Jeep che deriva proprio dalla nostra storia, però, visto che ne abbiamo già parlato, il design è funzionale, nel senso che questa forma a trapezio consente la migliore escursione della gomma anche in off-road e la mette al Certo. riparo da eventuali lesioni che ci si potrebbe appunto procurare nel fuoristrada. E tra l'altro l'elemento più esterno della vettura, lo vedete, proprio perché questo elemento plastico può essere sostituito più facilmente, mettiamola così, e questo consente di limitare i danni nel caso in cui nell'off-road si presentino delle situazioni difficili e magari la vostra Gran Cherokee magari debba subire dei danni o comunque vada addosso a, non so, a un albero o qualcosa di questo genere qua. L'elemento che entra in contatto con l'esterno appunto è il passaruota, almeno nella parte laterale, questo può aiutare chiaramente anche a contenere i costi di riparazione. Motore longitudinale, quindi disposto verticalmente rispetto chiaramente alla mia posizione di base, la vettura è a trazione posteriore, l'integrazione è molto bella perché è tutto dietro all'asse delle ruote, quindi uno studio veramente molto ben fatto. La parte elettrica è basata su una, mi sta dando via la voce, una batteria da 17 0,4 kWh che consente di percorrere kW, circa 50 km di autonomia in full electric. 50 km, che possono essere ricaricati in circa 3 In ore, circa 3 ore, perché sì. il caricabatterie all'interno della vettura è da 7,4, per cui in 3 ore a casa, anzi alla colonnina pubblica, la ricaricate. A casa con il carichino domestico 17 kWh li fate in 8-9 ore, per cui durante la notte ricaricate la vettura esattamente di quello che vi serve per l'utilizzo quotidiano. Sì, il classico utilizzo cittadino di 51 km di autonomia in città e quindi è sufficiente per la percorrenza media europea. Andrea cambia anche dietro, comunque sembra in effetti una Grand Cherokee, solo che è portata nel futuro, sembra la Grand Cherokee del futuro. Mi ricorda moltissime cose la prima generazione della Grand Cherokee, e questo, ripeto, ci sono affettuosamente legato a questo modello. 680 litri di bagagliaio non sono per niente pochi, iniziamo ad avere un bagagliaio veramente importante, anche vero che siamo nel contesto del segmento E-SUV, quindi siamo nel top di quello che può essere il SUV. Frazionamento 60-40, questo è un peccato perché se avessero fatto 40-20-40 sarebbe stato un po' meglio. Ruotone di scorta, tanta roba con il suo cerchietto in lega, lo vedete, eccolo qui, quindi abbiamo parecchio spazio volendo anche qui sotto. E poi, se chiaramente leviamo la ruota di scorta, ma insomma è meglio lasciarla, soprattutto se avete dei pensieri di andare fuori strada. Chiaramente il portellone è elettroattuato, abbiamo la disponibilità di una presa di corrente a 12 volt e poi tanti agganci, li vedete, per andare a migliorare quella che è la fruibilità di questo vano, che comunque è molto generoso. Tra l'altro la soglia di carico è esattamente in linea con il piano d'appoggio, e questo è sicuramente una cosa molto utile per chi vuole caricare, facendo la spesa, chiaramente il bagagliaio, visto e considerato che comunque la macchina è molto alta da terra. Tra l'altro si può aprire anche con un movimento del piede, molto stiloso, però non lo rifacciamo stavolta, con l'Avenger ci è andato Abbiamo fatto con l'Avenger, è andato bene, non replicherei. già. Detto questo, però ve la faccio vedere anche dentro questa nuova Jeep. Materiali come sempre bellissimi, hanno fatto un salto in avanti addirittura per quanto riguarda la costruzione. Gli interni della precedente erano già molto ben fatti, ma qui hanno voluto veramente portare all'estremo quella che è la qualità dei materiali. Guardate che bello il legno che poi va ad integrarsi nel design della plancia, molto bella la pelle. Poi per quanto riguarda la scelta cromatica, lì chiaramente sono gusti, ma oggettivamente la macchina è molto ben realizzata, bellissime le impunture, come appunto molto bella l'integrazione tra i diversi materiali. E qui sotto c'è zero croccantezza, è tutto rivestito in pelle. Guardate la bellezza di questa parte inferiore, che va a girare attorno a un sistema Macintosh, super ok, soprattutto se siete degli audiofili sapete cosa è la Macintosh, e ritrovarla all'interno di un sistema audio car è veramente tanta roba. Questo è l'allestimento Summit, chiaramente quindi anche quello più figo dal punto di vista di realizzazione. Sedile chiaramente realizzato in pelle umana, con la possibilità di andare a settare tutte quelle che sono le posizioni chiaramente del sedile stesso, ed attivare anche delle funzioni di massaggio. Detto questo, l'interno, Andrea, ti ritrovo a bordo. Stavi già giocando con la vettura. Stavo già giocando con la vettura, in questa versione arriva ad avere sino a
5 schermi a bordo, 5. Della qualità artigianale hai già parlato tu, del pellame, del legno, della Summit. Io ti farei soltanto fare un piccolo focus su questo schermo. Che eccolo qui. Io di qua non lo vedo, per quello parlane tu, perché io da qua non lo vedo. Allora, perché non lo vedo innanzitutto? Per ragioni di sicurezza è uno schermo che è accessibile soltanto al passeggero, è uno schermo da 10.25 pollici, okay. Full HD, che consente anzitutto di accedere a tutte le informazioni di viaggio, compresa la navigazione o l'attivazione delle telecamere o le varie dinamiche del veicolo, oppure in alternativa consente di poter scegliere l'intrattenimento preferito tra audio, video o attraverso le connessioni HDMI, anche di guardare un film durante il viaggio, sempre senza disturbare o distrarre il guidatore. Potreste fare tranquillamente il giornalista di auto, bravo. Sei o veramente... il venditore d'auto. Al giornalista di auto lo potreste fare tranquillamente, molto bella l'integrazione, tra l'altro è fatta veramente molto bene, integrata perfettamente con il nero lucido, lo vedete della finitura della plancia, molto bella anche la pelle nella parte superiore, anche gli assemblaggi devo dire sono fatti realmente molto bene, dal punto di vista qualitativo questa vettura è veramente molto molto ben fatta. Nella parte superiore abbiamo le bocchette dell'aria, lo vedete, ma abbiamo anche alcuni tasti che ci permettono di attivare e disattivare velocemente alcune funzioni che possono anche essere fastidiose, diciamocelo, come il lane assist per intenderci in alcuni casi, l'SP, il controllo della distanza nel parcheggio, il parcheggio automatico e poi appunto l'attivazione e la disattivazione di questo display, credo che si possa vedere, ditemelo voi se si vede o meno, attraverso il tasto. E poi questo nuovo display centrale connesso chiaramente in rete, c'è un'app con cui andare a dialogare dall'esterno con la vettura, consente di andare a pilotare tantissimi elementi che fanno parte del nuovo sistema di multimedia che ritroviamo all'interno di queste vetture marcate Jeep, che hanno diverse funzioni anche chiaramente legate all'off-road, quindi possiamo andare a settare un miliardo di parametri che riguardano ad esempio il blocco dei differenziali, possiamo andare a settare l'altezza ad esempio delle sospensioni, possiamo andare a sbloccare nel caso in cui sia previsto appunto la barra antirollio anteriore, tutto questo attraverso dei tasti che teoricamente dovrebbero essere presenti, tipo la barra antirollio anteriore presente nella Trail Lock e ha questo tastino e consente appunto di andare a personalizzare quello che è il funzionamento della vettura o consente anche di andare ad utilizzare a vostro vantaggio anche in off-road ad esempio la telecamera anteriore, quando picchiate verso l'alto il muso è molto lungo, non si vede oltre e con la telecamera invece vi consente di vedere. Certo, uno vero che fa off-road vi può dire a me la telecamera non serve, tutto bene, ma non tutti sono dei professionisti dell'off-road e questi elementi possono realmente darti una mano per uscire da condizioni difficili. Attivare le marce ridotte è facilissimo, basta semplicemente cliccare sul tasto, ci sono anche altre funzioni che ovviamente vanno a pilotare diverse funzionalità della vettura come i driving mode, possiamo andare a selezionare rock, quindi roccia, sand, mud, snow, auto o sport. Queste impostazioni vanno a lavorare anche, ad esempio, se io metto in rock, vi faccio vedere, la vettura si è accesa perché deve pompare energia all'interno delle sospensioni. Guardate la differenza di altezza che c'è rispetto a prima, la vettura è decisamente più alta, si è alzata molto velocemente, proprio perché deve avere la maggiore altezza da terra possibile, proprio per andare a consentirvi di superare anche i terreni più difficili. Tutte queste funzioni, tra l'altro, sono possibili anche in modalità completamente elettrica, caro Andrea, perché appunto essendo il motore inserito tra il motore termico e il cambio, consente anche di funzionare indipendentemente dall'attivazione del quattro cilindri, quindi potete fare il vostro off-road a inquinamento zero. Tralasciando l'inquinamento, però è bello andare in fuoristrada senza emettere rumore, si sente il rumore della natura, si sente il rumore della roccia che si muove, è divertente. La differenza che c'è tra andare su un motoscafo o in barca a vela, esatto. Quindi il silenzio è molto più naturale. Sono d'accordissimo con te, qui sotto abbiamo tutte le impostazioni della climatizzazione che in parte si ritrovano anche all'interno del sistema multimediale, appunto come tutti gli elementi di comfort, lo vedete, però diciamo gli shortcut, quelli veloci, quelli che servono come l'attivazione del riscaldamento del volante o la ventilazione del sedile, questa è molto comoda soprattutto in questo periodo, e poi anche tutta la parte di multimedia, tra cui anche l'HDMI molto cara agli americani, lo mettono sempre per vedere i film
per vedere i film sullo schermo da 10:25 del passeggero. Del tuo display, beh, è tutto molto comodo, tutto proprio a portata di mano, no? La bellezza delle macchine americane è esattamente questo, tutto facile, tutto a portata di mano, e secondo me dagli americani abbiamo molto da imparare. Vi faccio vedere il tasco, anzi il pozzetto, il pozzettone che c'è qui sotto, è enorme, praticamente è un bagagliaio della 500. E anche qui un altro elemento dove riporre oggetti lontano da occhi indiscreti, e poi abbiamo le nostre due acquette. Qui davanti un altro display sempre da 10 pollici che porta con sé la mappa della navigazione, i sistemi di controllo di aiuto alla guida di livello 2, la possibilità di andare a personalizzare chiaramente il display sulla base di quello che volete fargli visualizzare, dalla macchina elettrica per arrivare alla radio, la navigazione o l'off-road, e poi qui invece i sistemi di controllo del cruise control con la distanza dal veicolo che precede, che è chiaramente impostabile. Poi qui lo vedete, dei paddle shift che permettono di andare ad interagire con il cambio automatico, 8 rapporti. Lo vedete, quelli qui sono corti perché sotto ci sono sempre i tasti che vanno a pilotare invece il volume della radio, per intenderci, o la selezione della tipologia di elemento che volete utilizzare come ascolto. In più ci sono tutte le impostazioni chiaramente riservate anche al mondo Macintosh, tra l'altro con delle schermate straordinarie all'interno del sistema multimediale. Guardate che bello, anche il Twitter è sempre firmato dalla Macintosh. Andiamo dietro, andiamo a vedere come si sta all'interno di questa vettura. Tra l'altro adesso è altissima da terra, ho fatto fatica anch'io a posare il piede. Questo chiaramente ci serve per passare degli off-road assurdi. Guardate anche un po' quanto l'articolazione si sviluppa in altezza, poi per quanto riguarda appunto il lavoro della sospensione. Bellissimo, veramente un sistema di trazione integrale che consente a questa monoscocca di essere quasi vicina all'efficacia di una Wrangler per quanto riguarda il mondo dell'off-road. Tra l'altro qui dietro anche la linea è molto bella, ed è bello anche lo scarico, ovvero in vista, ma vi dicevo, stesso lusso davanti e dietro. Guardate un po' anche qui come è fatta. E poi qui dietro si sta non bene, si sta da Dio, è comodissimo, siamo entrambi alti 1,90 m, io sono un po' più corposetto rispetto al nostro Andrea, ma come vedete anche lui sta veramente molto comodo. In più una cosa che possiamo fare è andare ad aprire il nostro tetto in cristallo, che ovviamente è apribile anche per quanto riguarda la parte vitrea, e questo ci consente di avere un abitacolo veramente molto luminoso e un'idea di lusso e di comfort bellissima. Tra l'altro il cielo è in microfibra con una costruzione che conferma tutto quello che abbiamo già visto. Anche qui dietro sedili riscaldabili e ventilabili, chiaramente con la climatizzazione che può essere pilotata, e in più la parte di assistenza per quanto riguarda l'energia sui vostri smartphone, con anche la presa di corrente. Questa è molto comoda, lo vedete, una presa di corrente vera per ricaricare anche, perché no, il vostro computer se siete in viaggio. Tanta roba, una macchina veramente fighissima che, caro Andrea, adesso andiamo a guidare su strada. Senti, direi ancora, vai, se posso, vai. A proposito di comfort, certo, qui nei posti posteriori, ho detto dei 5 schermi davanti, sono 5 anche le zone di climatizzazione distinte della vettura, le due frontali, e dietro ne abbiamo 3 perché per la prima volta abbiamo le bocchette anche qui sui montanti, e quindi ognuno dei 5 passeggeri può gestire il suo microclima in maniera totalmente indipendente. Beh, questa è tanta roba, non ci sarei mai arrivato, mi ero fermato in quadrizona, ma qui si sono inventate la zona A5, quindi penta come pentastar, anche la tendina, bella. Macchina molto bella che sono curioso di provare su strada, e se riusciamo ci facciamo anche un girettino in off-road. Andiamo. Ed eccoci su strada al volante, Andrea, sempre più senza voce. Perché è l'impianto di climatizzazione che è troppo efficace. È quello. Ci sarà qualcuno dei follower che magari dice finalmente Emiliano parla meno, però come vedete sto tenendo duro. Detto questo, su strada questa nuova Grand Cherokee devo dire essere quasi sorprendente, perché è vero che è un macchinone, è una macchina molto generosa, 4,92 m, è un passo molto lungo, 2,96 m, è proprio ingombrante, sono 10 metri quadrati di roba, e quindi è chiaro, è chiaro che poi alla fine questo piccolo monolocale su ruote comunque deve essere, non può essere più di tanto agile, però in realtà l'agilità di questo oggetto sorprende, perché adesso stiamo facendo una strada tutta curve, una curva dietro l'altra, evidentemente i ragazzi di Jeep si fidavano nel farci fare questa strada proprio puntando sulle doti di agilità che sono date dal nuovo telaio, con queste nuove sospensioni che hanno un multilink virtuale davanti e un multilink posteriore, quindi delle sospensioni che
sono fatte molto bene dal punto di vista di geometria, hanno un ammortizzatore ad aria che riesce a controllare sia l'altezza da terra ma anche l'intensità di lavoro della sospensione, e poi allo stesso tempo c'è questo sistema di trazione integrale con funzioni attive che realmente consente alla macchina di andare a spartire la coppia tra l'anteriore e quello posteriore, permettendo la magia anche di generare del torque vectoring, di generare comunque anche dei passaggi di carico appunto, che consentono poi di andare a migliorare la dinamica di guida. Quindi certo non è una Ferrari F8 tributo, questo certamente no, ma per essere un SUV con delle capacità fuoristradistiche che poi vedremo, vi assicuro che su strada si guida veramente molto bene, almeno questa è la mia impressione. Non so tu da passeggero, poi è chiaro, non posso chiedere all'oste se il vino è buono, però Andrea è un ragazzo sicuramente molto onesto, è un ragazzo che comunque è anche appassionato di automobili, e la prima impressione, almeno quella che ho io, è che ad esempio il rollio sia abbastanza limitato, quindi la macchina rolla poco in curva, non è molto fastidiosa ed anzi sulle buche è anche molto confortevole, e allo stesso tempo rimane una macchina piacevole da guidare, quello lo dico io perché sono al volante. E io che non sono abituato tanto a fare il passeggero, ma lo confermo, si sta comodi appunto per l'assenza di rollio, di beccheggio. Quello che dicevi prima, ci fidavamo a farvi fare una strada molto curvosa, sì, perché non l'abbiamo tecnico, non, curvosa. Curvosa, non si dice curvosa? Sì, giusto, giusto. Perché mentre dell'off-road insomma ci fidiamo, sì, e abbiamo con ogni nostro modello l'ambizione di essere i migliori, best in class nel segmento, volevamo che apprezzaste anche le doti dinamiche da stradista della vettura. Doti dinamiche che sono sostenute da questo nuovo powertrain. A qualcuno sicuramente farà storcere il naso il fatto di ritrovarsi sotto il cofano un 4 cilindri, e posso capire anche, diciamo, da un punto di vista di purismo, il concetto di avere un 4 cilindri non è il massimo della vita, soprattutto nelle macchine americane siamo abituati a dei motori V8 o a dei motori V6, comunque molto sostenuti anche in termini di cubatura, ma è chiaro che il mondo sta andando avanti, e soprattutto in questa parte del mondo, quella europea, un certo tipo di motorizzazione ormai è diventata quasi obbligatoria, ed è per questo che stanno sparendo anche i diesel, ed è per questo che anche i motori plurifrazionati stanno diventando così un po' merce rara. Detto questo, però, l'elettrico consente a questa vettura alcune, diciamo, migliorie, non tanto in termini di peso, perché comunque stiamo guidando una macchina che pesa 2,5 tonnellate, e per gestire tutta questa roba qua appunto servono le barre antirollio di un certo tipo, servono gli ammortizzatori a controllo elettronico, le molle ad aria, insomma c'è tutta una serie di elementi che magari avrebbero potuto essere leggermente diversi o magari impostati diversamente se non ci fosse stato da portarsi dietro tutta sta roba, compresa la batteria da 17,8 kWh, ma alla fine della fiera diciamo si cerca anche di giocare a proprio vantaggio l'introduzione di una tecnologia di questo tipo, tanto che tutta la coppia disponibile di questo powertrain arriva in gran parte anche dall'elettrico, e l'elettrico consente, poi lo vedremo in off-road, di essere ancora più precisi. Molto precisi nello spunto. Certo, rispetto a quello che si può fare con un motore, con una frizione attaccata, perché banalmente il motore elettrico è in grado di spingere da 0 a 0,1 km orari, cosa che invece un normale powertrain con un normale, anche con le marce ridotte per carità, ma non riesce a fare. Quindi la linearità che riesce ad avere nell'erogare coppia è qualcosa di sicuramente diverso rispetto a quello che si può fare con un normale termico, per cui i tecnici Jeep, che comunque se ne intendono qualcosina nell'off-road, sì, qualcosina nell'off-road nel corso della nostra storia, l'hanno fatto, ci hanno detto: guardate che a livello di trazione questa macchina è decisamente migliore rispetto a tutto quello che abbiamo fatto precedentemente, e io ci posso credere proprio perché tecnicamente l'elettrico fa questa cosa. Sì, sì, l'unità elettrica è migliorativa rispetto al termico nell'utilizzo dell'off-road, quindi quando parliamo di spunto e di precisione nella sua regolazione e di coppia. Infatti poi consente anche altre piccole magie, come il fatto di consentire a questa vettura di essere fondamentalmente una macchina elettrica. Cosa significa? Che nel momento in cui ad esempio usciamo di casa e abbiamo la batteria carica per andare al lavoro 10, 20, 30 km, beh, quella tratta lì la potete fare tranquillamente solamente in elettrico, perché questo motore da 108 cavalli, anche lì non parliamo di un Ferrarone come prestazione, 100 cavalli su una macchina del genere, comunque ti consentono di arrivare a 135 all'ora, comunque ti consentono di avere uno spunto abbastanza buono, soprattutto in città, e permettono di viaggiare senza consumare una goccia di benzina
a tutto vantaggio appunto anche dei costi di gestione, del comfort di bordo, perché banalmente non si sente il motore vibrare, non si sente il rumore del motore, e ovviamente anche di quelle possibilità offerte da alcuni comuni di circolare anche in aree ZTL o in giornate in cui, diciamo, ci sono targhe alterne, queste cose qua, proprio perché voi avete un powertrain che vi consente questa piccola grande magia. A tale proposito ti direi di agire sul commutatore di là e di tenere e-save, sì, in modo da viaggiare adesso per qualche chilometro, sì, soltanto a benzina, e salvaguardare la batteria per quando faremo l'off-road, così lo potrei fare in 100% elettrico. Ok, perché poi ci sono diverse modalità di guida, possiamo andare o in full elettrica, possiamo forzare l'utilizzo della batteria nella sola modalità elettrica, sempre che non lo faccia già l'elettronica, ma questo è un altro tipo di discorso. Possiamo andare in ibrido, quindi la vettura recupera energia in frenata e la restituisce nelle fasi di accelerazione in proporzione a quanto state accelerando, ma comunque si sfrutta il termico. I 272 cavalli del 2000 quattro cilindri che abbiamo già conosciuto anche in altre produzioni del gruppo Stellantis, e poi c'è anche la modalità chiaramente e-save che giustamente Andrea mi ha suggerito di attivare, che consente di mantenere elevato il livello di batteria o comunque di mantenere stabile il livello di batteria che avete in quel momento, proprio per consentirvi in una modalità successiva, un off-road, un percorso cittadino, qualsiasi cosa volete fare in elettrico, beh, vi consente di mantenere quel buffer di energia da essere poi utilizzato nella migliore delle maniere. Detto questo, macchina appunto piacevole da guidare, di sterzo non è velocissima, ma ci sta perché è molto alta, appunto è molto lunga, però comunque è abbastanza preciso. È bello l'impianto frenante che mixa la parte rigenerativa con quella di frenata effettiva dettata dai freni a disco, e poi è molto bella a livello di interni, come avete visto prima, è straordinaria dal punto di vista di costruzione, si vede che è un po' l'ammiraglia di quello che era l'universo Chrysler un tempo, perché Jeep comunque faceva parte di Chrysler, oggi anche lui insieme a Chrysler, insieme a Jeep, insieme agli altri marchi americani fa parte del gruppo Stellantis, e questa è un po' una delle ammiraglie americane, ed è per questo che poi i tecnici, i designer di Jeep hanno voluto realmente andare oltre sotto moltissimi punti di vista, assicurando a questo interno una costruzione meravigliosa. Non si sente scricchionare nulla, è veramente molto ben assemblata, è fatta benissimo a livello proprio di costruzione. Questa vettura è fatta molto bene anche a livello di sistema multimediale, che certo è pilotabile anche dall'esterno, quindi alcune funzioni in questa variante plug-in hybrid sono esattamente quelle di un'elettrica. Potete preclimatizzare l'abitacolo banalmente o preriscaldarlo se siete in inverno, e poi potete andare a controllare alcune cose, lo stato della batteria, potete controllare il volume del carburante, insomma potete controllare un sacco di cose direttamente dall'app. Dall'app poi potete gestire anche altre cose della vettura, come ad esempio Alexa, per intenderci, perché abbiamo l'assistente vocale di Alexa, potete mandare il vostro percorso direttamente in vettura, ve lo fate a casa e lo mandate in vettura. Insomma, c'è molta tecnologia ed è una cosa che solitamente non siamo abituati a vedere in Jeep, perché noi di Jeep pensiamo che siano sempre le vetture rudy con cui si entra nel bosco ma non solo, solamente quella roba lì. Beh, ma tu sai che Jeep ha avuto nel corso della sua evoluzione numerosi aspetti, però insomma nei suoi 83 anni quasi ha avuto numerose evoluzioni, perché è stata una vettura che nasceva per l'utilizzo militare, poi per l'utilizzo civile, poi è stato un produttore di mezzi commerciali, poi ha inventato il SUV di lusso. Intanto mi sto facendo una bella curva, guarda come l'hai fatto. Hai visto? Tiene molto bene sta macchina. Comunque dicevi, sì, si è inventata diverse evoluzioni del suo prodotto, no? Per arrivare poi a questi SUV con capacità fuoristradistiche vicine a quelle del Wrangler. Sì, esatto, beh, Wrangler deve essere il fuoristrada più capable ovviamente del mercato, ma poi ogni altro nostro SUV deve essere il leader nel fuoristrada nel proprio segmento. Questo a partire dall'Avenger per arrivare sino al Grand Cherokee. E sai cosa facciamo adesso, caro Andrea? Andiamo in off-road e andiamo a vedere come va. In effetti, Andrea, in off-road ti ho portato. Stiamo facendo un percorso, diciamo, a tratti anche complicato, mettiamola così. Un po' tecnico. Non abbiamo ancora fatto proprio delle cose da vera Jeep, ma comunque iniziamo già ad avere delle pendenze abbastanza importanti. Iniziamo a mettere alla frusta anche quella che è il sistema
di trazione integrale. In effetti un 4x4 quando lo fai andare seriamente funziona. Adesso abbiamo una pendenza veramente molto impegnativa, non so se dalla telecamera si percepisce il fatto che è una pendenza di un certo tipo, tra l'altro è anche molto movimentata, abbiamo una luce a terra pazzesca, quindi anche tutte le rocce che ci passano sotto praticamente sono dei piccoli sassi che se dovessimo confrontare la cosa con una macchina di tipo tradizionale. In più l'aspetto che mi piace è che qui, guardate un po', veramente con un filino di gas la macchina va su, e questa è l'unione, adesso mi sono fermato, sono al 15%, forse anche 20, l'unione che c'è tra il motore termico, il cambio ZF8 e in più anche chiaramente l'elettrico, consente alla vettura, adesso sono in hold, per dire, mollo il piede del freno, la macchina rimane ferma, ripartiamo, senti come va su, bellissimo, va su alla grande, anche offrendo un valore di coppia eccessivo rispetto a quello che servirebbe. Usiamo la telecamera qui davanti per vedere cosa abbiamo davanti, e come vedi, nonostante un muso molto lungo, comunque siamo venuti su alla grandissima. È la bellezza di avere un motore elettrico con tanta coppia, non c'è tanta potenza ma c'è tanta coppia, che ti consente di venire fuori anche da situazioni relativamente complicate come quelle che abbiamo visto adesso. Infatti abbiamo una migliore altezza da terra della categoria, perché siamo a 28 centimetri. Quanto? 28. Vedi, la cosa bella è proprio il fatto che non tocca mai praticamente, ha degli angoli d'attacco di uscita fotonici, ma quello che sorprende appunto, tra l'altro, non siamo di fronte alla variante trail lock, quindi non abbiamo quella con lo sway bar che può essere disattivato, ma la cosa bella appunto di questa versione, che di fatto è quella più elegante, è che comunque ti consente di salire molto con il telaio da terra, e allo stesso tempo il sistema di trazione integrale è fondamentalmente lo stesso, il motore elettrico è lo stesso, il cambio è lo stesso, e tutto quello che troviamo nella versione più figa trail lock, che fa delle cose ancora più estreme rispetto a questa, però qui siamo già a un livello altissimo. Infatti il messaggio che volevamo passare è proprio questo: tu hai guidato tutta la mattina nel comfort, sì, massimo, nella qualità artigianale degli interni che hai descritto, negli accoppiamenti eccetera, e poi ci siamo trovati a dover affrontare una salita molto ripida su roccia, e siamo comunque sempre a bordo della stessa vettura che ha svolto entrambi i compiti, direi, in maniera abbastanza disinvolta. La cosa che mi piace moltissimo è che, a parte la voce che mi sta completamente sparendo, ma il fatto che abbiamo il motore spento, te l'ho spento a metà di quella salita, e come senti, ci stiamo affrontando all'off-road, come dicevamo prima. Totale silenzio, meraviglioso. È chiaro che da un punto di vista, come dicevo prima, del purista, avere un bel diesel o avere il tuo bel vuoto che spacca lì davanti è un'altra roba. Però l'interpretazione del fare una cosa di questo genere qui, nel massimo silenzio, vi assicuro che anche lui, anche questa modalità di uso della vettura, è qualcosa che comunque ha il suo perché. E sentire il rumore della natura, sentire proprio il rumore del sasso che si sposta sotto alla ruota, forse mette ancora più in contatto chi guida la macchina con l'ambiente circostante. E questa è una cosa molto carina. Sì, no, perché poi anche il purista, l'autentico jeeper, è un appassionato di natura, vuole vivere, certo, nella natura, quindi farlo in silenzio credo che possa essere un valore aggiunto. Sicuramente mi ricorda molto quando andavo nei boschi con la mountain bike, tra l'altro continuo ad andarci, ma di fatto insomma è la sensazione è abbastanza simile, ovviamente qua siamo con un'automobile e la cosa è completamente diversa. Comunque quello che riesce a fare questa macchina anche in off-road è quasi inutile da raccontare, è un'azienda che basa la sua forza sulla capacità di andare in off-road. Secondo me quello che stupisce, come diceva giustamente Andrea, è il fatto che questa macchina riesca a fare queste cose, ma allo stesso tempo riesca anche ad essere una grandissima passista nel momento in cui la mettiamo in autostrada, o comunque una macchina abbastanza piacevole da guidare, chiaramente nel guidato. Ovviamente siamo sempre a bordo di un oggetto di 10 metri quadrati, per cui tanta roba, di 2500 kg, quindi i limiti fisici ovviamente ci possono anche essere, ma sono compensati da tutta questa evoluzione tecnologica che consente anche, perché no, di fare off-road nel pieno silenzio. Ed eccoci qui, prova terminata. Com'è terminata definitivamente la mia voce? 82.000 euro il costo della nuova Jeep Grand Cherokee, è una vettura come sempre pronta a tutto, in grado di fare
dell'off-road, in grado di fare bene la strada, in grado di essere una vera ammiraglia nel momento in cui andiamo a guidarla su strada. Una vettura che ha un certo costo, chiaramente è spinta da un powertrain che è figlio delle regolamentazioni che conosciamo e che chiaramente stanno mettendo in ginocchio la presenza di motori plurifrazionati nel nostro continente. Questa soluzione elettrica ha alcuni tipi di vantaggi, perché no, anche in off-road porta con sé dei costi comunque un po' più elevati e ovviamente porta con sé anche dei pesi che non sono quelli che si possono riscontrare con delle motorizzazioni, ad esempio V6, qualche centinaio di chilo in più chiaramente lo si trova, ma viene compensato da una coppia che è decisamente superiore. Poi c'è tutta la parte tecnologica di rigidità della scocca, di utilizzo anche di leghe di alluminio per quanto riguarda la realizzazione del telaio da parte dei tecnici Jeep, che hanno consentito a questa vettura di essere veramente molto efficace da guidare, perché no, anche quando si va in fuoristrada. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Vi buona passione per l'auto e full gas sempre. Ciao!